Benvenuti, e questo è un video dedicato a una breve sessione di EFT Tapping, quindi Emotional Freedom Techniques, detto anche tapping, quindi abbiamo già visto in altri video che si tratta di una tecnica di stress reduction, quindi di riduzione dello stress, che è basata su evidenze scientifiche molto molto convincenti e che quindi può aiutare nella gestione di tutto il disagio, di tutta la fatica, di tutta la problematica, diciamo, che nel nostro corpo noi avvertiamo quando siamo particolarmente esposti allo stress e quindi a quelle che sono le nostre risposte. Per incrementare una risposta di calma, rilassatezza, eccetera, per combattere proprio, no, questi stati d'animo così complicati da gestire, utilizziamo appunto il tapping con le punte delle dita su alcuni dei nostri punti terminali dei meridiani energetici che attraversano il nostro corpo. Quindi lo facciamo dicendo delle frasi, facendo delle affermazioni e semplicemente concentrandoci su cosa sentiamo nel nostro corpo tutte le volte che avvertiamo questa cosa che noi chiamiamo ansia. Per cui per prima cosa, ti chiedo di chiudere gli occhi per qualche secondo e provare a connetterti con questa sensazione proprio di ansia che senti nel tuo corpo. Prendi un bel respiro. Prova a verificare quanta ansia c'è in questo respiro, per esempio. Quanto riesci ad espandere il tuo respiro. Quanta ansia c'è nei tuoi polmoni. Ok, adesso che hai preso contatto con la sensazione, ti chiedo di valutare in una scala da 1 a 10, dove 10 è la massima sensazione di intensità, la massima intensità, e 0 è la minima intensità, dove sei tu? Come ti senti? La tua ansia è un 5 su 10, un 6 su 10, un 8 su 10? Dovresti essere in grado di stabilire appunto questa sensazione. E ora ti chiedo di, come sempre, di seguire un po' quella che è la mia guida in questo caso, perché io dirò delle cose e tu mi farai semplicemente da eco. Ok? Quindi partiamo come sempre facendo tapping sulla parte esterna della mano, sul punto karate chop. E ripeti con me. Anche se sento tutta questa ansia nel mio corpo, stanno succedendo tante di quelle cose nella mia vita. Io scelgo di rilassarmi e di sentirmi al sicuro adesso. Questo è il setup statement, lo ripeteremo 3 volte in modo abbastanza simile. Anche se tutto questo stress è davvero pesante da gestire, io scelgo per una volta di rilassarmi e di sentirmi al sicuro nel mio corpo. Anche se tutto questo è così pesante nella mia vita e sto trattenendomi, ne accorgo un sacco di stress nel mio corpo, io ricordo a me stessa che sono al sicuro se lo lascio andare. Ok, questi sono i 3 setup statement e adesso partiamo per il round, quindi come sempre partiamo dal punto sopracciglio e ripeti dopo di me. Ci sono talmente tante cose in ballo nella mia vita e tutto questo mi causa un grande stress. Sento tantissima ansia. La sento così forte nel mio petto. Tu dirai dove la senti tu. A volte non riesco nemmeno a respirare. Eppure forse sono al sicuro, anche se non me ne accorgo.
Sono al sicuro se lascio andare un po' di quest'ansia che sento. Ok, sento molta ansia. In questo momento così ho tutte le mie buone ragioni. Eppure mi chiedo, cosa succederebbe se la lasciassi andare? Potrei essere al sicuro, senza la mia ansia. Una parte di me ha imparato a proteggersi così. E se mi concentro, forse riesco anche a capire perché. A volte quest'ansia mi protegge. Mi dà una sensazione di essere in controllo. Se posso fare attenzione, se posso essere costantemente concentrata e in allerta, allora forse riuscirò a prevenire i danni che immagino. E questo mi fa sentire sicura. Eppure sono stanca di sentirmi così. E mi chiedo se ci sia un altro modo. Un altro modo di sentirmi al sicuro dentro questo mio corpo. Ok, sento quest'ansia. Sono al sicuro nel mio corpo. Ho tutte le mie buone ragioni. E una parte di me ha imparato a fare questo per proteggersi. Adesso voglio dare spazio a un'altra parte di me. Una parte che non ha bisogno di proteggersi da tutto e da tutti. Creare una nuova sicurezza nel mio corpo. Voglio sentirmi al sicuro e respirare profondamente. Voglio respirare anche se non posso controllare tutto. Voglio dare a me stessa il permesso di rilassarmi. Sono al sicuro se mi rilasso. Sono al sicuro senza la mia ansia, che mi ha protetto fino adesso. Forse adesso posso lasciarlo un po' andare. Grazie, ansia. Mi sei stata utile e mi hai protetta. Adesso scelgo di fare qualcosa di diverso. Di lasciare andare te e tutti quei pensieri che consapevolmente o inconsapevolmente guidano la mia paura. Lascio andare i blocchi. Lascio andare l'energia degli avvenimenti passati e qualunque altra situazione o persona. Che mi ha convinto del fatto che io non fossi al sicuro. Io sono al sicuro. Nel mio corpo. Nella mia anima e nella mia mente. Lungo stretch e proviamo a verificare in questo momento, rispetto al rating iniziale, se è cambiato qualcosa.
Immagino di sì. Di solito l'ansia, la sensazione di disagio si abbassa, ma non è detto. Quindi è importante che il tapping non venga considerato come una specie di magia. Certo, è una cosa un po' strana, però dal momento che funziona, anche se è strana, ci piace moltissimo. Quindi vi aspetto sul mio canale, sui miei social, su Instagram e Facebook e su YouTube, dove ho intenzione di pubblicare altri piccoli video come questo, dove proviamo a lavorare sulle varie problematiche che in genere i miei clienti mi portano e spero che questi video vi possano aiutare per iniziare una pratica di tapping che è sicuramente consigliabile, non ha controindicazioni. È uno strumento di riduzione dello stress pazzesco e soprattutto supportato da moltissimi studi scientifici. Ok? Quindi fatene grandissimo uso. A presto.